Sunshine de sentimiento, a volte ver passion, rimiro dal declivio al di sopra del burron, fotografando ma chi? Fotografando Patrizia, fotografando ma chi? Fotografando la vita. Centrati, poi mi dici che hai girato 40 minuti, 27 sono di cagate. Ciao a tutti ragazzoni, ben ritrovati da Mr. Marti e da tutta la redazione dell'ironia dell'informazione libera. E quindi spesso un po' tanto incazzata. Allora oggi ho messo questa felpa, la felpa al Genoa, non a caso parleremo di calcio, ma no, voi anti no mask e anti calcio non cambiate canale, perché in realtà è un ragionamento di molto più ampio respiro. Allora parleremo della Superlega. La Superlega, non so se sapete più o meno cos'è, molto elementarmente, ci sono forse la Champions League, adesso hanno deciso di fare questa Superlega con delle squadre sempre iscritte per motivi economici, cioè che hanno dei bacini di utenza e dei giro di introiti di un certo tipo, quindi Real Madrid, Tottenham, non le più forti, perché per esempio Arsenal e Tottenham, adesso l'Arsenal credo sia sesto o settimo in Inter, ma solo dal punto di vista economico, puramente economico, quindi chiaramente è una cosa completamente folle. E la cosa che mi sono chiesto io, ma da cosa deriva questa cosa? A parte la follia del togliere la meritocrazia dal calcio, non saltate fuori moralisti a dirmi sì vabbè ma non c'era neanche sì lo so che non c'era, ma almeno c'era a livello, voglio dire, teorico, a livello di regolamento, cioè chiedeva va primo, secondo e terzo andava in Champions League, che arrivava ultimo andava in Serie B, cioè voglio dire c'era una coerenza meritocratica con questa situazione in cui ci sono delle squadre di ogni paese che in base ai ritorni economici, quindi meritocrazia finanziaria, allora famo campionato alle banche, Banca Intesa, Unicredit, ma allora che cazzo, vabbè, che discorso è il cazzo. Adesso però il mio discorso non vuole girare qua attorno al senso o meno di questa cosa. Seguitemi in questo sentierino, inoltriamoci nel bosco di questo sentierino. Il World Economic Forum, che cazzo c'entra il World Economic Forum, Mr. Martin, ma col pallone cosa c'è? Il World Economic Forum, cioè praticamente Davos, ovvero il forum in cui si incontrano e discutono tutti i grandi potentati mondiali, fondato da Schwab, tra cui fa chiaramente parte anche il gruppo dei 30. Cos'è il gruppo dei 30? Il gruppo dei 30, ve lo leggo da Wikipedia. Il gruppo dei 30, spesso abbreviato con G30, è un'organizzazione internazionale di finanziari e accademici che si occupa di approfondire questioni economiche e finanziarie esaminando le conseguenze delle decisioni prese in settori pubblici, in settori pubblico privato, tradotto in italiano. Sono i grandi potenti della finanza bancaria mondiale che si ritrovano. Sul gruppo dei 30 abbiamo come partecipanti ex dirigenti di banca francese, polacca, inglese, Banca Centrale Polonia, solo alcuni ve ne faccio, la Banca Centrale Inglese, la Banca Centrale Spagnola, la Banca Centrale Popolare Cinese addirittura fino al 2018, e poi per finire in bellezza, e concludo sempre con quella, la meravigliosa Federal Reserve. E infatti vedete questa signora stupenda, si chiama Janet Yellen ed è segretario del tesoro della presidenza Biden, nonché ex presidente della Federal Reserve. Quindi allora questo è il gruppo di 30. Ritornando al World Economic Forum, Schwab ha scritto, qua siamo su Amazon, questo è un libro che è stato scritto da appunto Klaus Schwab, Covid-19, il grande reset. Un'altra, adesso vi do un altro indizio su questo sentierino che siamo sempre. Schwab ha scritto la quarta rivoluzione industriale, questo è il direttore appunto, il fondatore del World Economic Forum, cioè ovvero il fondatore dell'organismo che coordina tutti questi potentati. La quarta rivoluzione industriale, sempre di Schwab. Sapete di chi è la prefazione? Qual è la squadra che ha spinto di più per questa creazione italiana, dico, di questa creazione della Superlega? La Juventus, esatto. Chi è il presidente della Juventus? Esatto, John Elkann. Chi ha fatto la prefazione a questo libro? John Elkann.
come tutto un po' torna, ragazzi. La cosa più interessante è questa: si sta parlando di Pizzuti, Marco Pizzuti, saggista, scrittore e giornalista. Sta parlando del laboratorio di Wuhan, che appunto studiava i coronavirus, chimera. Un laboratorio di massima sicurezza gestito da francesi, americani, cinesi e finanziato da... Si scopre che all'interno troviamo BlackRock, troviamo Wellington, troviamo Berkeley. E voi mi direte, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra Wuhan con la Superlega? Allora, Berkeley, questo è energie rinnovabili, ok? Adesso vabbè. Se ve lo leggo vi piglia male. Insomma, Berkeley praticamente ingaggia la JP Morgan, ok? Adesso facciamo un altro salto. Quindi Berkeley e JP Morgan per praticamente fare investire 500 milioni di dollari in energie rinnovabili. Adesso andiamo sulla JP Morgan. Quindi allora, la Berkeley lavora con la JP Morgan. Questo è il secondo esempio. Andiamo avanti. Pfizer. Gli investitori della Pfizer. Pfizer.com. La JP Morgan organizza, per conto della Pfizer, una conferenza. Insomma, se andate a cercare un po' in rete, vedete che ci sono tutte le infinite connessioni tra la JP Morgan e tutta una serie di elementi che hanno a che fare sia con il laboratorio di Wuhan sia con il World Economic Forum. E adesso arriviamo al punto. E infatti andiamo, il CEO di JP Morgan, Jamie Dimon, il numero uno del colosso americano Made in USA JP Morgan Chase, parlando alla CNBC a margine del World Economic Forum di Davos. JP Morgan, ok ragazzi, andiamo avanti. Il grande reset non è l'ennesima teoria del complotto, ma un piano dell'agenda globale, il Great Reset. Ma si tratta di un piano dell'agenzia globale che è stato messo nero su bianco dai suoi fautori, l'ingegnere economista tedesco Klaus Schwab. Durante la riunione virtuale secondo lo scorso 3 giugno ha invitato il leader mondiale ad abbracciare la nuova teoria del grande reset. È arrivato il momento del grande reset del capitalismo. La pandemia, ha detto Schwab, ci ha mostrato quanto rapidamente possiamo effettuare cambiamenti radicali nel nostro stile di vita e rappresenta una rara quanto stretta finestra di opportunità per riflettere, ripensare e riorganizzare il nostro mondo. Torniamo adesso sulla JP Morgan. La JP Morgan, maxi multa da 13 miliardi di dollari a JP Morgan, la bella banca che è accusata dal governo americano di aver causato in parte la grande crisi del 2008. Super multa per la JP Morgan, 920 milioni di dollari, super multa alla JP Morgan, cioè, ma praticamente una banca che prende una multa. Allora, è tutto connesso, la JP Morgan, ma che cazzo c'è la JP Morgan? La JP Morgan è connessa al World Economic Forum, a tutto il cambiamento che World Economic Forum sta portando avanti a livello di finanza mondiale e al laboratorio di Wuhan. Io sto proponendo una tesi, ragazzi. Andiamo sulla Gazzetta dello Sport. JP Morgan conferma: finanzieremo noi la Superlega. E questo è il grande reset. E chiusa la parentesi sulla JP Morgan, che appunto finanzierà la Superlega europea. La JP Morgan detiene grosse percentuali di azioni in Unieuro, Intesa San Paolo, Capitalia, Erg, Pirelli, Generali, Telecom Italia. Cioè, stiamo parlando di colossi giganteschi. Scusate, vi ho investito in modo anche confuso di informazioni. Quello che sto dicendo è: il cambiamento, il grande reset, non ha a che fare solo con l'annullamento della classe media. La prossima rivoluzione industriale sarà la 4.0 di stradigitale, infatti recovery fund, digitalizzazione, computer sempre più intelligenti. Quindi ci sarà tutta una serie di manodopera che non servirà più un cazzo. Loro vogliono imporre a livello finanziario ed economico soltanto le grandi imprese, le multinazionali. Ma questa cosa non si ferma alla finanza, questa cosa investirà ogni livello della vita, anche i diritti, gli stili di vita. E non è una cazzata il calcio, non è una cazzata in Europa. Il calcio, uno può amarlo, uno può odiarlo, uno può considerarlo un giochino del cavolo. Il calcio è presente da 160 anni in Europa ed è lo sport che ha sempre avuto più impatto sulla popolazione. Quindi che uno dica me ne frega o che dica
è la stessa cosa. Comunque ha un impatto formidabile. Quindi quello che vi voglio dire è che stanno tentando, cioè credo che ci riusciranno. Spero che non sia così. Spero che la UEFA, spero che la FIGC, spero che riesca a negare la possibilità di creare questa Superlega che ha solo e unicamente una base economica. Infatti Pedulla, Alfredo Pedulla, uno degli ultimi giornalisti di calcio recenti, anzi formidabile, ha fatto un video molto bello su Instagram, l'ho visto, ha detto: avete ucciso il sogno di un bambino. Io spero non riescano a fare questa cosa, temo che ci riusciranno, perché dietro a Real Madrid e Juventus, che sono praticamente le due, Juventus, si ritorna sempre lì, gli Elkan, Davos, è tutto lo stesso piano. Non sono complottista, cazzo, è evidente, te lo dicono, il Big Reset, te lo dicono, ma ti dicono che è bello, però, che è bello, bellissimo, farò passare come una cosa bella. Adesso vi faccio vedere, perché questa cosa cade, va giù a cascata, fino ad arrivare ai nostri più beceri e mediocri politicanti, tipo questo signore, Letta. Sentite, esatto, cosa dice. Ci siamo di fronte a un cambiamento epocale, e non voglio usare termini. Io penso che la svolta che stiamo vivendo in questi mesi è una svolta che cambia completamente il paradigma. Noi entriamo, mi sento di poter dire, dentro una fase nella quale ricostruiamo il contratto sociale che c'è alla base del nostro paese. In 9 mesi è cambiato tutto. Con una polmonite. Noi pensiamo, sì, che finisce, si vaccina tutti e si ritorna al 19. Lo dicono loro. Io proprio penso proprio di no. Sta cambiando tutto, il telelavoro, il lavoro a casa. Non si sa perché, visto che è una polmonite. Comunque. Delle cose, l'impresa che cambia completamente. Io credo che dobbiamo cominciare a pensare che cos'è il contratto sociale del futuro. Mm-hmm. Con alcune cose positive, la qualità della vita può cambiare in meglio rispetto a stare nelle periferie accanto alla grande fabbrica o accanto alla grande impresa, dove devi stare lì, cioè, adesso stai sotto un tetto, quindi pensi, effettivamente sotto un ponte. Però allo stesso tempo tutto questo comporta la necessità di proteggere i lavoratori in modo diverso, perché c'è molta maggiore precarietà e soprattutto che non si lavora. Far sì che le persone sappiano che il cambiamento è continuo, si adattino e quindi vivano per esempio la formazione per tutta la loro vita. Io credo che una delle cose principali che dobbiamo tutti avere in testa è che è veramente finito il tempo in cui si andava a scuola o all'università e poi dopo si lavorava. Adesso per tutta la nostra vita dobbiamo adattarci, cambiare, essere pronti a un cambiamento, e il sistema deve aiutare. Uno che mi fa un discorso col sorrisino di merda dicendomi: ragazzi, è una grande opportunità, perché adesso, tradotto, ci sarà precarietà, non ci sarà più lavoro, dovremo trovare il modo di proteggere questi qua che non lavoreranno un cazzo, che dovranno studiare tutta la vita, perché non c'è più la possibilità di studiare, cioè di cambiare lavoro, cioè lui sta dicendo: farete piccoli lavori, cioè farete prima quello che porta le pizze, poi quello che fa le pizze, poi quello che fa le pizze no, perché il ristorante chiude, quindi va a fare i panini, poi no, poi vai a imbustare, poi va nel call center, poi dopo call center vai a riparare le biciclette no, perché no, ci stanno più, adesso c'è il monopattini, vai a ritirare i monopattini, poi vai a pulire scale, poi vai a vendere giornali, poi vai a vendere braccialetti, cioè, avete capito? Questo stai dicendo, e questo è bellissimo, però, perché almeno non vivrai più vicino alla fabbrica in periferia. Adesso io non riesco neanche a darti del radical chic, cioè non riesco neanche a darti proprio dell'essere umano. Ho difficoltà, ho veramente difficoltà a finire sta puntata, porca troia. Addirittura stanno andando a colpire il calcio, ma questa non è una cazzata, ragazzi, questo è fondamentale. L'immaginario calcistico è fondamentale nella cultura europea, quindi se vai a cambiare quello è perché vuoi cambiare anche tanta altra roba. È tutto che torna, è tutto evidente. Allora, D'André, lo so, ti stai rigirando nella tomba, non posso scrivere del Genoa, io parlo del Genoa perché sono genoano, perché sono troppo coinvolto, perché niente può superare i cori della gradinata nord. Adesso io mi chiedo, ma i tifosi di Juve, Inter e Milan, che io non ho mai
mai assolutamente invidiato, perché non me ne frega un cazzo, mi ci scuoti cose. Ma cosa dovete fare? Come potete accettare una cosa simile? Solo una cosa dovete fare: boicottare. Boicottare le vostre, non le vostre squadre, non le vostre maglie, ma quelle proprietà di merda, i cinesi, gli Elkan e bla bla bla, che vogliono completamente distruggere l'idea che sta alla base del calcio. Quindi boicottate. Sì, dà ragione, ho sentito Pruzzo che diceva no, è giusto questa cosa perché ci sono troppi debiti nel calcio. Ma che discorso del cazzo è? Il calcio è il calcio, la finanza è la finanza. È vero, stanno creando questa cosa perché il Barcellona c'ha 1 miliardo di debiti, il Real Madrid c'ha 400 milioni di debiti, la Juve ha 400 milioni di debiti. Stanno creando questo per, come sempre, per far girare e ripulire enormi somme di denaro che escono dalla finestra e rientrano dalla porta. Però state distruggendo uno dei più grandi immaginari popolari europei. Quindi dovete andare assolutamente a bruciare all'inferno e i vostri tifosi devono assolutamente boicottarvi. Vi lascio con questo, ragazzi. Viva il calcio! Di non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questo in particolare che si giudica un giocatore. Un giocatore dove ti dà il coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia.